L'Arezzo riscatta la sconfitta con l'Alessandria e batte al Comunale il Tutto Cuoio 2-1 che si presentava all'appuntamento imbattuto e con un punto in più degli Amaranto. Assenti Grossi e Milesi, Sottili ha mandato in campo De Feudis e Muscatta al debutto stagionale. In avanti spazio a Polidori con il supporto di Erpen, Moscardelli in panchina. Dopo due legni e mezzo nel primo tempo, ad inizio ripresa Foglia sblocca la gara con un gran tiro all'incrocio dei pali. Raddoppio in contropiede grazie a una salita di Corradi, subentrato nella ripresa, per il colpo di testa perfetto di Polidori che sotto misura segna il 2-0. La partita sembra chiusa, ma Shechi Lazze al 90° segna il gol del 2-1 dopo che anche il Tutto Cuoio aveva colpito due legni. Seconda vittoria consecutiva in casa e terzo posto della classifica a quota 10, agganciando Livorno e Renate. Sottili soddisfatto, anche se quel finale di sofferenza proprio non l'ha digerito. Fatto molto arrabbiare, però ci dà anche gli spunti sui quali poter lavorare durante i prossimi giorni, perché è un peccato andare a rischiare di buttare via una prestazione importante, molto importante, fino al gol del 2-0, perché poi dopo a metà secondo tempo avevamo anche cominciato a soffrire, ci eravamo un po' abbassati, avevamo smesso di giocare in sicurezza, quando invece secondo me lo potevamo ancora fare. Però è l'ulteriore testimonianza che siamo una buona squadra quando riusciamo a tenere sempre al 100% la testa e le gambe. Il cuore ce l'hanno sempre questi ragazzi, perché questo è un gruppo che mette passione, ha entusiasmo in quello che fa e riesce a sopperire anche a qualche difetto o lacuna che possiamo evidenziare durante la gara. Però ne dobbiamo tener conto, perché oggi ci è andata bene, possono recriminare per gli ultimi 6 minuti i nostri avversari, gli altri 85 credo che ci sia stata una squadra in campo che abbia saputo gestire la partita nella maniera corretta, senza frenesia, senza farsi un campo pesantissimo, e questo credo che sia